Buongiorno. Buongiorno. Ma che posto Caffettino. Si è calmato un po' di vento, meno male. C'è stato un po' di mareggiata. Uno si chiede, no? Ormai c'ho sempre l'accappatoio. Lo uso sia per fare la doccia, però tipo stamattina che devo uscire dalla macchina che si preparava il caffè, è freddo. Era la prima cosa questa. C'ho anche l'accappatoio, ma insomma, si comporta bene anche come vestaglina la mattina, no? A voglia. C'ho il cappuccio, c'ho le maniche, capito? Oh, proprio così. Però qui c'è la calzina. Però se invece la mattina mi ha regalato la Flora, quindi le porto con amore. E un sacco di regali ci hanno fatto per questo viaggio, eh. Attenzione ragazzi, siamo arrivati al momento cultura. Sì, il momento cultura perché mi stavo documentando, no? Perché viene chiamata spiaggia di quarzo. In realtà è questo quarzo, questi granellini, addirittura della spiaggia che poi andiamo a vedere dopo, vengono chiamati anche chicchi di riso perché comunque sono bellini, tipo proprio il chicco del riso. Questa spiaggia qui, praticamente in quell'isolina là, l'isola di Mal di Ventre, dicendo nel corso degli anni c'è stata una forte erosione perché c'è sempre questo maestrale continuo. Quindi dall'erosione di quest'isola viene portato tutta qua, tutti i detriti. E sono di quarzo a forma di chicchino di riso, si modellano. Momento cultura, ecco, dovevo darmi una spiegazione perché questa sabbia è fatta così, perché c'è l'erosione dell'isola là. Che L'isolina non non si vedrà esiste da mai, però pochissimo, si chiama l'isola di eccola Mal lì. di Ventre. Quella. O Maluentu, la scelta. Poi uno ti dice, amore, ricordami, il blu va con il rosso. Allora vado a vedere cos'è che fa se il blu va con il rosso. Secondo me smonti il frigorifero, eh? Cioè, l'interruttore. Ricordiamoci, il blu va con il rosso, eh? No, perché sennò poi è un casino, Il blu va con il rosso. Teddy, il blu va con il rosso. Hai capito? Hai capito che muovi quella codina? Il blu va con il rosso. Ma meglio forse, sai. Andiamo, dormiglione. Andiamo? In acqua no, te lo dico già. No, mamma. Oh. È contento questo cane. Scivoli, eh? Oh, Teddy. Vieni, dai. Allora, guardate la sabbia, che bellezza. Non è da mangiare, ma lui la mangia. Cosa mangi? Vabbè che si chiama spiaggia del riso, ma
a vedere se i colori l'ha messi giusti, Abe, vai. Messi? Sì, ma c'è poco, quando una cosa è bruciata, va quindi cambiato. Va cambiato l'intero pezzo, vabbè, lo compreremo. Andiamo a stacca. Comunque il bello è che noi facciamo mezzo chilo di pasta, anche se sia che siamo in giro, guarda, un pezzo di scotch. Sia che siamo in giro, sia che siamo a casa, la pasta è sempre mezzo chilo, eh. Però le padelle sono sempre piccine. Broccoli, salsiccia, pecorino. Infatti leggeri noi, eh. No, ho fatto anche ginnastica stamattina. E siamo alla ricerca di un supermercato, però. Siamo a Cabras, no? Abbiamo fatto 3 volte il giro del paese già. Perché non si vedeva, d'altra parte c'è l'ingresso del Conad, no? Ora il Conad in questo caso, e sembra di entrare nel cancello di una casa. Ora, come si fa a vedere qui, coppe, allevatrici salde? Chiusa. No? No, è lì. Ma ci saranno le finestre. No, ah, è chiuso. A che ora aprono il supermercato qui? Adesso glielo chiedo alla signora. Forse alle 4? Aspetta. O forse oggi è il giorno di chiuso. Ora vado a vedere, c'è scritto, chiede, vado a sentire. Signora, mi scusi, ma un supermercato aperto? Dove lo... Forse aprono alle 4. Allora, aperto... Sì. Allora, deve tornare indietro. Cioè, tornare indietro. Fa manovra, prende questa strada dritta. Sì. Poi gira a sinistra. Sì. E prosegue verso l'ufficio, verso la fine del paese. E dopo un ponte trova Frongia. Frongia. Ok. Il mercato è sempre aperto sino alle 9 di sera. Ok. Grazie. Ma qui posso fare manovra? No. C'è di qua, si può passare da qua. Allora, no, perché qua è senso unico. Allora, arriva allo stop a destra. Sì. Sì. E allo stop successivo a destra, dritto a sinistra e poi di nuovo a sinistra. Ok. Destra, dritto, sinistra. Ok. Perfetto. Grazie mille, gentilissima. Quindi destra. Ma sei teso? Sì, sì, destra. Destra, dritto, sinistra. E poi c'è Frongia che è sempre aperto fino alle 9. Quindi destra. Sì. Si prova, eh? Ora. A destra. Adesso qua a destra. Come hai detto, sempre dritto. Poi a dritto. E lì sinistra. Sì. C'è lo stop, però ora. Sì, c'è lo stop. Dritto, ma con lo stop. Di qua puoi andare. Destra, sinistra, là da quel fuori strada là, sì. A sinistra. Sì. Sempre se si può. Sì, sì, a sinistra ora, guarda. A sinistra. C'è lo stop. Sì. Sinistra, ci risiamo. Bisogna uscire dal paese, ha detto. Abbiamo trovato tutto, il supermercato, abbiamo preso le cose che ci mancavano, delle belle bille fresche, e ora andiamo in spiaggia dove eravamo prima, ci fermiamo, ci sembra facciamo. Lo strano, io con la felpa e lei con la maglia, ma perché prima me la sono messa perché avevo freddo, c'era vento, io ho un caldo bollo, no davvero, e ora si va a fare un po' d'aperitivo, ecco. Presto per fare l'aperitivo. Ringraziamento subito all'HDP 4x4 perché abbiamo avuto un piccolo inconveniente con questi pulsanti qua, perché qualcuno che adesso dorme si è incastrato un piede senza che noi ce ne siamo accorti quando siamo partiti, quindi si era acceso un guasto sul cruscotto e bisogna sempre tenere sotto controllo tutto. Allora ho chiamato subito Davide prima di accorgercene che c'era il pulsante bloccato. Ci hai detto 2 o 3 chicche, pronti via, praticamente tutto risolto, sì, tutto sistemato. Grazie per la tranquillità che ci trasmetti proprio ogni volta, grazie, davvero. Comunque la macchina tutta a posto, non ha nessun tipo di problema, l'unico problema è lui, il cane, che ha schiacciato il pulsante. Vai dietro, vai al tuo dietro posto. Perché i pulsanti non si possono schiacciare. Niente, ora dicevo, se va a fare questo aperitivo. A dopo. Ciao. Si dice?
dice si va al mare, ma c'è le pecore, però qui c'è pieno, da tutte le parti. Comunque a me mi garba quella. Ora ve la faccio vedere. Sai come mai ci garba sempre la pecora nera? Dov'è il dito? Là, quella. Nera. È bellina lì da sé. C'è anche un pezzo di coda chiaro. Arriva la scuola di... Andiamo, via. Da Dio qua. C'è una tranquillità, una pace, una quiete, proprio si dorme fresco. È un giorno che siamo qui. Da ieri. Da ieri. Siamo andati a fare la spesa, siamo ritornati. Ora, birretta time. Birretta time. Si guarda il tramonto e poi domani si deciderà cosa fare. Sì, ma giorno per giorno, con molta calma. Dici, come ci stai qui? Io ci sto proprio come un pascià da 10 e lode. E Daddy, sembra anche te, Che cosa? Che c'è? Guarda che belle nuvole. Ah, monta un po' di nuvoli. Beh, sono bianchi, sono nuvoline tranquille. Sì. Speriamo. Insomma, di qua non è che ce ne sia tanto. Andiamo un po' a vedere le applicazioni del meteo cosa danno, anche se non mi fido né del meteo né delle applicazioni del meteo. Domani mattina quando ci si sveglia si fa il punto della situazione. Infatti vi salutiamo così stasera con questo spettacolo. Ora qui è già quasi finito, però vi abbiamo lasciato una clip nel momento giusto. Buona visione e buonanotte.